Immaginiamo subito di essere un genitore, una persona qualsiasi in una qualunque città dell'Europa occidentale in una qualsiasi mattina. Per iniziare la giornata facciamo affidamento su una routine, un'abitudine. Cosa c'è dal punto di vista socio-economico dentro una routine, dentro un'abitudine che attiviamo senza pensare per iniziare la nostra giornata? Se siete un genitore, la prima cosa che dovete fare è portare i bambini a scuola. Dovete svegliarvi, accendere l'abajur, lavarvi, farvi la doccia, preparare la colazione. E poi ci possono essere dei piccoli imprevisti che rientrano sempre all'interno di una routine. Squilla il telefono, la badante che vi avvisa che quel pomeriggio non potrà andare da vostro padre o dalla vostra madre, che si è infortunata la settimana prima e ha un problema al femore, non potrà andare ad assisterla, quindi dovrete attivare una rete parentale. Dovete poi controllare il conto, l'home banking, perché è la terza settimana del mese e vi sta scadendo la rata della caldaia, e quindi dovete pagarla. Avete attivato una serie di beni e di servizi banali, appunto, scontati, che rientrano all'interno di una routine quotidiana. Portate, quindi uscite di casa, prendete l'autobus, portate i figli a scuola, prendete l'autobus, poi prendete il treno, andate in città e al vostro posto di lavoro, siete un medico in un grande ospedale cittadino. Questa routine quotidiana che c'è familiare può variare chiaramente, diciamo l'ambientazione domestica può avere una variabilità. Questa variabilità è di tipo culturale, potremmo aggiungere oggi un partner dello stesso genere, questa famiglia immaginaria che vi ho sollecitato. Potremmo anche variare i dettagli culturali, le routine quotidiane cambiano molto in base alle norme sociali, in base alle culture. Ad esempio è chiaro che in Italia la colazione avviene principalmente attraverso il caffè e la moca. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito si fa colazione attraverso la somministrazione di tè. È anche vero che questo cambia, perché noi adesso siamo molto più abituati ad utilizzare le cialde, una diversa organizzazione del tempo, un diverso influsso delle mode. E nel Regno Unito non si usa più la foglia sciolta, ma si usa il tè bustino. Variazioni. Variazioni anche di tipo geografico. In molti altri paesi del mondo la stessa medesima routine necessaria per attivare, per entrare diciamo nella giornata, conosce altri dettagli, di nuovo una importante variazione di tipo socioculturale che ritroviamo anche non tanto nello spazio ma nel tempo. La stessa routine quotidiana nel Medioevo veniva affrontata attraverso altri schemi di comportamento. Negli Stati Uniti, ad esempio, metà dei bambini, come sappiamo, va a scuola sui classici autobus gialli. In Giappone i bambini vanno a scuola in gruppo, insieme, da soli o tutt'al più guidati da un fratello maggiore. Mezzi diversi per conseguire lo stesso fine. Non è così in paesi, diciamo, poveri, in paesi poveri con bassi livelli di reddito, tipo appunto un qualsiasi slum a Mumbai o in Sudafrica. In quel caso un genitore che, come in Europa, si alza e deve affrontare la giornata, la vita quotidiana, ha come primo pensiero quello di rendere potabile l'acqua per sé, per la sua famiglia e per i suoi bambini. Perché questo? Perché l'acqua non è potabile e in caso di malattia, in caso di infezione, non esiste un sistema sanitario nazionale, un accesso gratuito alle cure, e quindi deve stare molto attento. Quindi vedete che gli stessi fini vengono affrontati in modi diversi e dovendo superare ostacoli. Riassumendo, questi beni e servizi che abbiamo chiamato i beni e servizi della economia fondamentale, cioè dell'economia di base, di quella economia che costituisce l'ossatura dei beni e servizi che diamo per scontati nella nostra vita quotidiana, è fatta di queste cose: delle infrastrutture, dell'energia, i servizi di cura, i servizi di trasporto, i servizi alimentari, la possibilità di muoversi liberamente in città.
questi beni e servizi sono banali, nel senso più pregnante del termine, sono appunto dati per scontati, ma sono vitali. Sono vitali anzitutto per noi come cittadini. Senza accesso ai beni e servizi dell'economia fondamentale siamo dei cittadini dimezzati, ma sono anche importanti per la ricchezza delle nazioni, questo è il punto. Sono beni e servizi che, come abbiamo scritto in questo libro, Il Capitale Quotidiano, sono beni e servizi importanti per il benessere, per la ricchezza di un paese, di una collettività, ma anche di una nazione. Sono beni e servizi che insieme raccolgono circa il 40% degli addetti, dal 35 al 40% degli addetti in vari paesi europei, le statistiche sono abbastanza stabili da questo punto di vista, e per i quali noi spendiamo una grande parte del nostro budget mensile o settimanale. Noi spendiamo molti soldi per acquistare i beni e i servizi dell'economia fondamentale. Per questo, poi sono anche beni e servizi che distribuiti in modo diseguale sul territorio, cioè ci sono aree del nostro paese che non hanno accesso a questi beni e servizi essenziali, aree dove un bambino per andare a scuola deve prendere un autobus che ci mette 50 minuti per portarlo alla scuola più vicina, aree dove l'allarme target, cioè l'allarme necessario che si ha quando c'è un ictus o un infarto, magari la prima ambulanza ci mette 45 minuti quando invece l'allarme target è 18, quindi sono aree lontane dai servizi della cittadinanza essenziale, quindi sono distribuiti territorialmente in modo diseguale e configurano un tipo di disuguaglianza e di ingiustizia spaziale. Sono quindi beni importanti, appunto fondamentali nella duplice accezione del termine, di base e importanti, qui in questo senso fondamentali, e dovrebbero quindi essere, richiederebbero delle classi dirigenti orientate al bene pubblico, orientate a politiche industriali mirate a rinforzare questa infrastruttura quotidiana della vita civile. Ma è davvero così? Ci dirà qualcosa Iosetto. Sì, le nostre ricerche in realtà ci dicono che la gestione di questi settori è sempre più spesso orientata da logiche che non hanno tanto a che fare con la sostenibilità e la qualità di questi beni e di questi servizi, ma piuttosto con delle logiche che hanno a che fare con il tentativo di valorizzare il più possibile il capitale finanziario che è stato investito. E questo è un po' il principio a cui si fa riferimento quando si parla di finanziarizzazione dell'economia. Che cosa significa? Sostanzialmente significa appunto che le logiche proprie dei mercati finanziari penetrano, invadono altri settori, anche quei settori che appunto dovrebbero essere più protetti perché sono quelli che sono più direttamente connessi alla qualità quotidiana della nostra vita. Questo sta avvenendo in diversi paesi a economia avanzata, questo sta avvenendo anche in Italia, e nel nostro paese un caso che è particolarmente emblematico è quello del trasporto ferroviario, che è stato studiato, analizzato da un nostro collega che si chiama Angelo Salento. Siamo nel 2006 e Ferrovie dello Stato, che è la principale società di trasporto ferroviario italiano, viene definita una società sull'orlo del fallimento da Mauro Moretti, che è appena stato designato suo nuovo amministratore delegato. Nel 2014, quindi 8 anni dopo, e circa 870.000 euro l'anno di compenso dopo per Moretti, Moretti lascia alla fine del suo mandato una società che invece è considerata ormai tra le più redditizie del paese. Che cosa è successo nel frattempo? Qual è la ricetta di questo successo? Possiamo identificare sostanzialmente 3 ingredienti principali. Il primo ingrediente è un taglio dei servizi di trasporto. I passeggeri per chilometro, che è la misura standard che viene utilizzata per stimare il trasporto pubblico che esiste in un paese, nel nostro paese dagli anni 40 era sempre cresciuto, dal 2006 inizia a diminuire e in pochi anni diminuisce del 20%. Secondo ingrediente, si comprimono i costi. In che modo? Innanzitutto i costi del personale. I dipendenti di Ferrovie dello Stato passano da 120.000 a 70.000 e il costo del personale diminuisce in pochi anni di circa il 17%. E poi
si comprimono i costi tagliando tutta una serie di interventi che hanno a che fare con il decoro e la pulizia dei treni. Magari in qualche caso ve ne siete accorti. In questo modo si risparmiano 41 milioni di euro. E poi abbiamo il terzo ingrediente: si distinguono nettamente due tipi diversi di servizio di trasporto. Da un lato abbiamo quello che viene chiamato trasporto sussidiato, sono i treni regionali, i treni dei pendolari per intenderci. Però, se vi è capitato in tempi più o meno recenti di prendere uno di questi treni, probabilmente vi siete accorti che il servizio che viene offerto, come dire, non è perfettamente efficiente. Spesso si tratta di treni che sono lenti, sporchi, vecchi, che arrivano in ritardo. Ecco, le regioni pagano Ferrovie dello Stato per mantenere questi servizi, anche se la quantità e la qualità di questi servizi continua a decrescere. E dal 2006 in avanti i ricavi che Ferrovie dello Stato ha avuto per questi contratti di trasporto regionale sono aumentati in media di oltre il 50%. Quindi siamo di fronte in qualche modo a un paradosso, perché abbiamo un'azienda che nasce come azienda di pubblica utilità e che poi tratta le amministrazioni pubbliche locali come se fossero dei clienti qualsiasi da cui ricavare delle risorse, a cui in cambio dare un servizio che appunto è anche di qualità, come dire, quantomeno discutibile. E poi dall'altra parte invece abbiamo il settore cosiddetto market, è l'alta velocità, i treni ad alta velocità, che sono belli, puliti, moderni, efficienti, veloci, che collegano molto rapidamente città anche molto distanti tra loro, o meglio, che collegano alcune città tra di loro, perché l'alta velocità si distribuisce in modo molto disomogeneo sul territorio italiano e quindi ci sono parti del paese servite molto bene e parti del paese che di fatto sono tagliate fuori e lasciate a loro stesse. Ecco, se volessimo descrivere il nostro paese in questo senso, potremmo dire che si tratta di un paese che viaggia a due velocità, come ha scritto Legambiente nel suo rapporto annuale sul trasporto pubblico. Siamo in un paese in cui in più o meno 3 ore si va da Milano a Roma oppure da Cosenza a Crotone, 600 km in un caso, 115 nell'altro. Siamo in un paese in cui se ti devi spostare da Torino a Milano ci metti 45-50 minuti, ma se devi andare da Potenza a Matera, sono 100 km, ci vogliono 4 ore e 40. E bisogna comunque andarci in autobus obbligatoriamente, perché il treno in questo caso non c'è. Allora, al di là del caso specifico, dinamiche come queste stanno avvenendo solo nel nostro paese, stanno avvenendo solo nel settore del trasporto pubblico? Le nostre ricerche ci dicono di no. Ci dicono che tutti i paesi a economia avanzata e tutti i settori dell'economia fondamentale nei paesi a economia avanzata sono attraversati da processi di questo tipo. Gli esempi che potremmo ancora fare sono moltissimi. C'è ad esempio il caso della privatizzazione dell'acqua nel Regno Unito. Negli ultimi anni il ritorno finanziario per gli investitori privati non è mai calato sotto il 15%, però la bolletta dell'acqua per i cittadini continua a crescere di anno in anno. Oppure c'è il caso dei servizi per l'infanzia nei Paesi Bassi. Il principale operatore dei servizi per l'infanzia nei Paesi Bassi è stato recentemente acquistato da un fondo di investimento finanziario statunitense. O ancora c'è il caso delle case di riposo nel Galles. Un posto letto costa 500 sterline a settimana, si tratta di denaro pubblico, che va direttamente nelle tasche di una società finanziaria che ha sede in un paradiso fiscale, che quindi non paga le tasse. Ecco, questi e molti altri esempi possono in qualche modo aiutarci a capire che cosa sono i beni e i servizi dell'economia fondamentale, quali sono i rischi che stanno correndo e soprattutto perché è importante proteggerli, perché da questi beni e questi servizi dipende la qualità della vita quotidiana di ciascuno di noi. Grazie.